Allora, assessore, oggi delle tematiche veramente importantissime, sviluppo, lavoro sicuramente, ma anche ampliamento di tutte le aree che hanno la disponibilità a produrre. Sì, è un tema sicuramente di rilevanza produttiva ed occupazionale, ma è soprattutto un tema di strategie di sviluppo, di semplificazione dell'azione amministrativa, di riorganizzazione alla luce delle nuove opportunità e anche delle nuove emergenze, perché l'intelligenza artificiale è una grande opportunità ma anche una grande emergenza, non solo dal punto di vista tecnico e tecnologico ma anche dal punto di vista democratico. Può essere un'arma a doppio taglio? È un'arma a doppio taglio. Oggi proprio Google, che poi è il principio del web centralizzato, quindi noi lavoriamo invece in una prospettiva molto più democratica di un web decentralizzato, Google fa partire una campagna importante relativa ai rischi di una intelligenza artificiale che sfugge completamente al controllo e soprattutto sfugge al controllo attraverso l'ordinarietà. Quindi è proprio la realizzazione di quello che ha scritto un straordinario narratore del Novecento, forse uno dei più grandi narratori del Novecento, almeno di lingua inglese, che ha raccontato appunto la storia del Grande Fratello, che adesso finalmente si compie. Prima l'abbiamo compiuta attraverso una narrazione televisiva, adesso la compiamo attraverso l'incidenza di una globalizzazione che è una globalizzazione dittatoriale, e questo è il grande rischio di queste nuove tecnologie, che lasciano un tracciato forte dal punto di vista ecologico, perché costano molto dal punto di vista ecologico, ma soprattutto sono, ripeto, un'opportunità e una assidua esposizione al rischio che va monitorata, perché le fake news hanno già fatto naufragare la presenza significativa anglosassone all'interno dell'Unione Europea, questo già è accertato scientificamente, ma le fake news rischiano di orientare non solo gli orientamenti al consenso democratico, ma di orientare anche le libertà democratiche, e questo è il vero tema. Dare opportunità alle imprese non significa togliere diritti ai cittadini. Quindi un futuro con un grande punto interrogativo alla fine. Sì, anche perché ci troviamo con una ZES che continua centralizzata e continua a non partire, con una serie di opportunità che riguardano proprio l'intelligenza artificiale che continua a non partire, ci troviamo con delle competizioni ad altissimo livello delle imprese internazionali e gli Stati, soprattutto l'Unione Europea, quindi questo conglomerato non ancora sintetizzato di Stati, che continua a non fare sintesi politica. Con questo si corre un rischio, nonostante anche la recente regolamentazione europea su questo punto dell'intelligenza artificiale, si corre un rischio di arrivare troppo tardi. Oggi una giornata veramente importante, i temi da toccare sono veramente tantissimi e sono tutti di grandissima importanza, dalle infrastrutture, l'intelligenza artificiale, i territori, un po' di tutto. Confimi cosa fa in tutto questo? Confimi ha una rappresentanza nazionale a tutela della piccola e media industria manifatturiera di servizi alla produzione e cerca di interagire per il bene di questa realtà, toccando tutti i temi concreti che sono i fattori che permettono alle aziende oggi di poter fare impresa in Italia e nel Mezzogiorno in questo caso, e in Campania in modo particolare. Sono difficoltà concrete che si riscontrano in un parallelismo di difficoltà anche con paesi europei su tanti fattori primari, quali sono il costo energetico ad esempio differente, quali sono le difficoltà anche nei rapporti sul carico fiscale delle aziende, sulla tassazione, su un gap infrastrutturale che esiste. Confindustria siede ai tavoli inerenti a queste tematiche, in questo caso per quanto concerne la realtà del Mezzogiorno parliamo del comitato di sorveglianza legato alla programmazione 21-27, parliamo della struttura di missione della ZES unica, parliamo dei tavoli legati alla coesione e a quelli della PNRR, e cerchiamo di portare avanti le istanze che da queste parti ci provengono per poter dire e continuare a fare impresa in Italia. Allora, strategie va benissimo, intelligenza artificiale un punto interrogativo, ma questa impresa, fare impresa in Italia costa ancora tantissimo. Cosa si deve fare? Si deve cercare di risolvere il problema a monte. Noi abbiamo difficoltà nella competizione internazionale perché si perdono a volte le commesse per pochi centesimi di euro,
perché le nostre aziende non vengono messe nelle condizioni di essere competitive sin dall'inizio. È eccessivo il carico fiscale sulle aziende, è eccessivo, come dicevo prima, il costo energetico. Basti pensare che noi siamo ancora al cospetto di una tassazione energetica che non è più quella di quella prima, quella durante il periodo del Covid, ma è tre volte superiore ancora a quella del pre-Covid, con una disparità enorme con paesi tipo la Francia, la Spagna. Assolutamente, basti pensare che questi competitori hanno messo nel periodo dell'aumento delle materie prime, a questa inflazione esagerata, hanno messo dei tetti ai costi energetici fino a un certa percentuale, 40% era a carico delle aziende, il resto è intervenuto lo Stato, e questo ha permesso ai nostri competitor, quindi non parliamo di Asia, non parliamo di paesi, parliamo di queste realtà che stanno in Europa, di poter competere in maniera pesante contro le nostre. Abbiamo avuto un pesantissimo carico sui tassi legati alla BCE, che hanno sostanzialmente a bilancio sostituito quei costi energetici con costi di denaro pesantissimi per le nostre realtà. Noi dobbiamo intervenire su questi fattori. Possiamo dire che la politica rema contro l'industria? La politica sta cercando di migliorare questa situazione. Quello che possiamo dire, quindi qui non c'è un colore politico, noi chiediamo gran voce che venga definito un piano industriale che in questo paese manca quasi da 30 anni. Questo sì, questo dobbiamo metterci insieme, perché senza l'industria familiare, senza la piccola e media industria, questo paese fatica. Ricordiamo che il 73,8% del PIL è prodotto da queste realtà. Industria digitale, non possiamo fare a meno di parlare di intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale, io ho letto e seguito un servizio importante fatto in Cina che ha sostituito il materiale umano addirittura per il 30%. È un grosso punto interrogativo, è una negatività o è un'opportunità? Come tutte le nuove tecnologie, questa è una tecnologia dirompente, ci sono le opportunità e i rischi. È chiaro che avrà un impatto su tutte le nostre attività, sui nostri comportamenti, ma occorre in qualche modo dominarla e far sì che ci sia maggiore consapevolezza su come affrontarla, e soprattutto occorre che anche le persone siano messe nelle condizioni di poter capire e essere formate proprio per poter in qualche modo collaborare con questo tipo di nuovo paradigma. Questa cosa a me mi spaventa veramente tantissimo, dovrebbe essere l'intelligenza a collaborare con l'operatore, non viceversa. In Cina, le ripeto, hanno messo dei robot, degli automa proprio uguali agli esseri umani, che fanno il lavoro degli umani. Quindi dobbiamo cominciare a preoccuparci per l'occupazione, già grave? Nel senso che, come qualsiasi nuova tecnologia, c'è stato un cambio comunque, come sappiamo tutti, all'era dell'avvento dell'automobile, chi faceva il maniscalco ha dovuto cambiare mestiere. Per cui ci saranno nuove professioni delle quali ancora noi non conosciamo quale potrebbero essere. Sta di fatto però che l'unico rischio in questo caso è che le cose stanno avvenendo con molta rapidità. Questa è la difficoltà che dovremmo tutti essere chiamati ad affrontare, però dobbiamo cercare di gestirla. Non ci sono... Confimi come si pone? Confimi come tutte le territoriali Confimi, pertanto anche Confimi Campania, ma in ambito nazionale ci stiamo sicuramente interrogando su quello che può essere il ruolo di una datoriale, che non può essere che quello che accompagnare le imprese in questo difficile nell'affrontare questa difficile transizione, che una cosa è certa, e non solo Confimi, che non si può affrontare da soli. Onorevole Scerreto, nuove strategie, intelligenza artificiale, insomma i temi sono veramente tanti oggi sul tavolo, però il punto interrogativo, quello che spaventa tutti, è uno principale, poi ce n'è anche un altro. Il primario proprio è appunto l'intelligenza artificiale, il secondo i costi per tenere su un'azienda, un'industria, un'impresa in Italia. Io penso che il tema dell'intelligenza artificiale sia un tema che sicuramente ormai ha conquistato il centro del dibattito politico. Noi di Fratelli d'Italia riteniamo che sia uno strumento centrale, che sia uno strumento indispensabile, che però nasconde delle insidie e delle derive, insomma dei pericoli. Noi riteniamo che al centro di questo processo, che è un processo anche di mercato, perché l'intelligenza artificiale aiuterà non solo la scienza e la ricerca, ma ovviamente anche i mercati, debba prevedere una legislazione, una disciplina che veda l'uomo al centro di questo processo.
problema è che è veramente veloce l'evoluzione dell'intelligenza artificiale e voi annaspate alle spalle. Ma sì, il rischio di che la politica purtroppo possa accumulare ritardi rispetto a dei processi esiste, è sempre esistito. Oggi però abbiamo una fortuna, oserei dire, che il governo Meloni è un governo che ha dimostrato la propria stabilità e sicuramente durerà 5 anni, contrariamente a tutto quello che è successo negli ultimi 30 anni, quando i governi in media sono durati 1 anno e mezzo. Questo per certi versi ci aiuta, non nascondendo ovviamente le difficoltà dell'elaborazione normativa. Secondo ultimo tema, pre-Covid i costi energetici per un'azienda erano altissimi, oggi nonostante abbassati i costi in Italia sono 3 volte superiori alla Spagna, alla Germania e alla Francia. Sì, questo è un problema, noi ereditiamo purtroppo dei costi sicuramente che si sono elevati. La gestione del Covid è stata una gestione particolare in questo paese e chiaramente di ciò ne risente tutta l'economia e anche direi tutta la sanità. È un problema al quale stiamo cercando di rimediare in una condizione purtroppo non semplice, perché se a questo aggiungiamo che questo governo nel 2022 eredita un buco di 220 miliardi che deriva dalla disciplina e dalla normativa del super bonus 110%, questa cosa certamente non ci aiuta, però siamo fiduciosi rispetto a ciò che riusciremo a fare già dalla finanziaria dell'anno prossimo. Oggi è un evento importante, come già abbiamo detto più volte anche ai precedenti amici che abbiamo intervistato, il problema che mi pare che si rimbalzavano un pochino tutti quanti è proprio quello dell'intelligenza artificiale, ma soprattutto i costi di mantenimento, di apertura di un'impresa qui in Italia. Sì, oggi affrontiamo comunque uno dei problemi che attanaglia un po' tutta l'economia delle imprese in Campania e in Italia. Non è solo l'intelligenza artificiale, ma sono tanti altri dati che partono dalla concorrenza italiana e internazionale delle multinazionali e quindi di prodotti legati ad un prezzo molto ma molto più basso rispetto a quello che costa produrre in Italia. Quindi lo chiamiamo e si chiama tecnicamente effetto dumping. Questo mette uno stato di difficoltà il profitto delle aziende e da questa situazione ne scaturisce tutto quello che ne deriva legato alle cartelle esattoriali, perché non riescono a pagare tasse e nei momenti in cui vanno in contenzioso con l'Agenzia delle Entrate scatta anche la stretta bancaria e quindi l'azienda ha determinato la sua chiusura, se non morte civile. Allora questo bisogna scrivere un capitolo e fare un percorso diverso rispetto a tutti quelli che sono stati fatti finora legati a trattati di strategia economica, che però non portano risultati, in quanto vediamo che l'emigrazione dei nostri concittadini, quindi della regione Campania, aumenta sempre di più e le aziende che muoiono lo stesso hanno un numero crescente, quindi le start-up, quindi aziende nuove, hanno lo stesso limite perché il credito bancario non le finanzia e quindi stiamo in una stretta, in una morsa per cui l'economia non riesce a darsi uno sviluppo. La difficoltà soprattutto quella che poi compete anche alla competitività. Noi in Italia i consumi energetici, i costi energetici costano 3 volte in più a quelli che costano in Spagna, in Francia e in Germania. Quindi le nostre aziende sono perdendo in partenza anche con gli abbattimenti dei costi post-Covid. Infatti è un discorso che è concatenato perché in Italia c'è tanta burocrazia, autorizzazioni che le aziende sono tenute comunque a produrre e nello stesso momento hanno un costo di energia elevatissimo rispetto alle altre nazioni, costo manodopera laddove la si trovi, perché in molti casi non si riesce nemmeno a trovare una manodopera qualificata, lo stesso costa tanto alle aziende perché il netto che ricevono in busta paga i dipendenti è del doppio se non oltre rispetto a quello che viene caricato ad un'azienda, quindi va calcolato il costo lordo e quindi questi pesi, oneri di produzione delle aziende legate a tutta una serie di altre altri vincoli ai quali sono legate le aziende, non rende le nostre aziende e quindi la nostra economia competitiva e in grado di produrre economia e ricchezza, naturalmente a vantaggio di quelli che purtroppo hanno delle strutture
enormi, giganti e quindi multinazionali italiane ed estere, e che riescono ad avere un costo, diciamo, bassissimo di manodopera, di incidenza sul prodotto finito, ma nello stesso momento hanno un potere contrattuale sia per gli acquisti delle materie prime, ma anche di tutte le altre operazioni che possono essere trattate, così come gli attuali governi stanno facendo, con chi è potente diventa debole lo Stato. Onorevole Cantalamessa, intanto benvenuto a questo convegno importantissimo. Tra le altre cose, abbiamo sentito tante voci, però quella là ridondante e ritornante è sempre quella dei costi aziendali. I costi energetici in Italia sono di 3 volte superiori a quelli che sono in Francia, Germania e Spagna, ma soprattutto, nonostante i tagli post-Covid, continuiamo a non essere competitivi. Prima del Covid, i motivi per i quali gli imprenditori italiani andavano all'estero e gli imprenditori stranieri non venivano in Italia erano costi dell'energia, incertezza del diritto e carenza di infrastrutture. Questi sono i primi 3 motivi per i quali gli imprenditori prima del Covid, quindi un'altra epoca, immaginiamoci dopo la guerra russo-ucraina, l'aumento del caro energia. Il governo ha fatto molto, basti pensare che nell'anno scorso ha messo 7 volte in più quello che ha messo il governo Draghi. È chiaro che la misura non basta, ci sono fondi, ci sono disponibilità. Io credo che gli imprenditori chiedano poi soprattutto una semplificazione e un ritorno a una politica industriale che è mancata nel nostro paese per 15 anni per una presunzione di colpevolezza da parte di un lato della politica nei confronti di chi fa impresa, cosa che invece noi riteniamo al contrario, perché dovremmo dire grazie a chi fa impresa per i motivi proprio che le agitavo. Una cosa che sta molto a cuore alla Lega, autonomia differenziata, quanto danneggia e quanto aiuta il Sud? La ringrazio per la domanda, perché ho scelto la Lega a Napoli 10 anni fa, perché se la situazione del meridione è quella che rappresentava lei, se 1 milione di ragazzi al di sotto dei 15 anni, dei 35 anni ha lasciato per sempre il meridione d'Italia negli ultimi 15 anni, non è certo per l'autonomia che non c'è, probabilmente è colpa di una politica clientelare e centralista che ha affamato il Sud e ha portato i genitori a fare un sogno contro natura, che è quello di vedere i figli più lontani possibili da loro pur di vederli concreti. Nella riforma dell'autonomia che ho avuto l'onore di contribuire a scrivere non c'è un articolo che va contro il Sud. I politici che dicono una cosa contraria o sono in malafede o non l'hanno studiata. Io sono dispostissimo a confrontarmi con tutti, a cominciare da De Luca, che aveva presentato una dichiarazione, una bozza di autonomia differenziata nel 2019, Bonaccini che l'ha presentata nel 2018, o Conte, Giuseppe Conte, che ha firmato un documento nel quale sottolineava l'importanza dell'autonomia differenziata. Su 15 regioni a statuto ordinario, 14 già avevano fatto richiesta di autonomia differenziata. L'autonomia differenziata è prevista tra le riforme del PNRR volute all'Unione Europea ed è già in Costituzione. Questa legge l'applica solamente, sicuramente più a vantaggio del Sud, considerando che andiamo a mettere i livelli essenziali delle prestazioni, cosa che a tutt'oggi in Italia non esistono. Se no, l'ultima domanda, veramente l'ultima, lo lascio libero. A me il fatto che lo imponga l'Europa a me mi preoccupa un pochettino. No, non è un'imposizione dell'Europa, io ho scelto di fondare questo partito in Campania perché, ripeto, il problema dalle nostre parti, e lo dico a chi ci segue da casa, è la politica centralista e clientelare, non certo l'autonomia che non c'è, e l'autonomia non toglie nulla. Io voglio che mio figlio studi De Filippo, io voglio che mio figlio studi Totò, io voglio che i soldi di Pompei restino a Pompei. Questo non danneggia il Sud, questo danneggia chi ha lucrato sul Sud e ha tratto dalla fame dei cittadini il proprio potere.